Le dinamiche tra Tommaso e Maika. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, il conduttore ha mostrato a Tommaso Franchi un filmato in cui la concorrente spagnola, Maika, ha espresso il suo forte interesse nei suoi confronti. La reazione di Tommaso è stata di sorpresa, e nel confessionale, dopo ricevere un dono da parte di Maika, ha confessato di ritenere significativo il non averla salutata e ha manifestato il desiderio di rivederla. Mi piacerebbe rivederti perché l'ultima volta che ci siamo visti eravamo in sauna e non abbiamo potuto salutarti come avremmo voluto. Questo desiderio potrebbe concretizzarsi, considerando che gli autori del programma hanno già iniziato a lavorare per organizzare un incontro tra Tommaso e Maika in Spagna, simile a quanto avvenuto con Shayla e Lorenzo. Tale notizia ha sorpreso Maria Vittoria Minghetti, la quale non ha mai nascosto il proprio interesse per Tommaso. Al termine della lunga diretta, si è lasciata andare a un evidente sfogo con Jessica Morlacchi, esprimendo il suo sentimento di umiliazione. Mi sento umiliata, le parole di Jessica Morlacchi. La cantante, dopo aver cercato di confortare Maria Vittoria Minghetti, ha cercato di farle riflettere sul suo legame con Tommaso. Jessica ha affermato in modo diretto che, secondo lei, Tommaso non nutrirebbe sentimenti veri nei confronti di Maria Vittoria. Per lui sei una cosa solo fisica, ha consigliato a Maria Vittoria di concentrarsi di più su se stessa e sul suo percorso all'interno del reality, avvertendola che la differenza d'età limiterebbe la possibilità di un rapporto serio. La reazione di Maria Vittoria, in aggiunta all'angoscia per la situazione con Tommaso, Maria Vittoria ha appreso che Shayla Gatta l'aveva definita in modo spregiativo. Javier Martinet le ha riportato le parole dell'ex velina, il che ha innescato la sua ira. Shayla ha detto che sono una Z, perché secondo lei io ci provavo con Javier, me l'ha detto proprio lui. In seguito, Maria Vittoria ha espresso la sua opinione negativa su Shayla, accusandola di ipocrisia. Fa tanto la paladina delle donne e poi dà della Z a un'altra donna.